Lì ci vedi tutte le tue ferite, le tue paure più grandi e le mille fragilità da cui non puoi scappare. E metti in discussione anche tutto ciò che per te è sempre stato una certezza. Per questo pesano di più le sconfitte. Per questo ad ogni partita persa si è sprofondati sempre più giù. Ma questa non può essere la nostra immagine. I nostri colori sono altro. Una società fin da subito criticata all'esterno a muso duro, chiamata a dover dare delle spiegazioni, è stata la prima a rispondere presente, con delle mosse precise, mirate, importanti. Un mercato di gennaio perfetto, che ha portato in rosa giocatori di altissimo livello e su cui innalzare anche le colonne portanti della Juventus del futuro. Un segnale forte che si è riversato con un effetto domino positivo sul gioco della squadra e su una serenità e una compattezza ritrovata in campo e in tutto l'ambiente circostante. Un messaggio importante, tradotto talvolta in una prova d'orgoglio bianconero ulteriore, in frasi romantiche di vero amore, oppure in conferme che si aspettavano da alcuni giocatori già molto tempo fa. Ci davano per spacciati, ma come sempre si sbagliavano. Ora siamo qui, tutti schierati l'uno di fianco all'altro, capitanati dai nostri condottieri tornati in prima linea, a capo della nostra armata. E l'aria che si respira è quella dei vecchi tempi, quelli delle grandi battaglie, delle guerre vinte, dei fasti d'oro pieni di gloria. Tutto può ancora succedere. Siamo la Juventus e la Juventus non muore, letteralmente, mai. Vlahovic, Montipone, decisione, Vlahovic! Come nei sogni, 13 minuti per prendersi la Juventus! Corner battuto da Dybala, il colpo di testa e l'inserimento che vale l'1-1 da parte di Danilo. Al 92esimo la riprende la Juve,